rapito dalla bellezza del testo originale del racconto di Maupassant, Le Orla, ho deciso di trarne uno spettacolo teatrale e così è nato Nell'ombra di sé. Mi interessava sondare, ispezionare, studiare la psicologia di un personaggio le cui dinamiche psicologiche trovano riscontro nell'uomo moderno, contemporaneo. Con Massimiliano abbiamo parlato molto per quanto riguardava il personaggio di Antoine, cercando di far capire essenzialmente e di non limitare la pièce, che tratta essenzialmente quella dell'apparizione di un fantasma a casa di questo personaggio. Con Massimiliano abbiamo cercato di virare lentamente, leggermente, da far percepire la solitudine di quest'uomo. E il fantasma in qualche modo diventa un pretesto per sottolineare la solitudine, la paura di restare da solo, la paura del mondo che lo circonda, e quindi sottolineando questi aspetti portarla ad uno stato mentale vicino alla follia, non la follia. Io l'ho vista, Marilena è qui, è venuta per tormentarmi. Andando avanti con le prove, rendendoci conto che il fantasma c'è e che lui lo vede e quindi in qualche modo impazzisce perché nessuno lo capisce, nessuno riesce a capire questo suo travaglio interiore, si chiude in se stesso a quel punto lì e in modo lucido ma folle attua un piano che voi vedrete durante lo spettacolo. Ciao, io sono Juliette Sablé, sorella di Antoine Sablé e moglie di Jacques. Il mio è un personaggino molto simpatico, molto elegante, infatti indosserà in scena degli abiti meravigliosi, ed è una donna che proprio passa il suo tempo a scegliere queste stoffe pregiate a Parigi. È una donna così apparentemente un po' frivola, ma che in realtà poi dimostrerà grande carattere e un amore incondizionato nei confronti di suo fratello, che è l'unica cosa che, la cosa che ama di più al mondo. Soffre con lui, gioisce con lui. Poi gli dicono vota per la Repubblica! Vota per la Repubblica! E adesso basta, Giulietta? Non lo vedi che stai annoiando tutti? E nel frattempo litiga con Jacques, che questo dottorino che pensa solo al paranormale e che non le dedica molto tempo. Oh mio Dio, come lo voglio? Che perché lui diceva alto, quindi cioè... È centrale allora. Centrale? No, centrale no. Centrale qui. Il mio personaggio è un personaggio molto carino, molto divertente. Bernadette, la cugina sciocca, che si trova invitata a Parigi alla festa per la commemorazione dell'inaugurazione della Tour Eiffel e viene, si offre volontaria per un esperimento di ipnosi. L'ipnosi era di gran moda all'epoca. La particolarità di questo esperimento è che Bernadette avrà, forse perché è un'anima semplice, un contatto con l'aldilà e quindi con Marilyn, moglie defunta di Antoine. Segue grande scompiglio tra gli ospiti, il resto non ve lo dico perché ovviamente sennò vi rovino la sorpresa. Dov'è mia moglie? Sono! Ma che ti prendi? C'è stato anche uno studio particolareggiato sui costumi curati da Rita Forzano, che ha cercato di essere il più possibile fedele alle usanze dell'epoca. Per quanto riguarda le scenografie curate da Andrea Nelson Cecchini, abbiamo cercato qui più che essere fedeli a quello che poteva essere un'ambientazione di fine Ottocento, abbiamo cercato di ricreare un mondo interiore, un mondo spartaneo con molti riferimenti all'epoca gotica, dove ogni minimo rumore fosse un suono assordante, dove ogni minima presenza fosse immagine inquietante.
sono Giovanni, il maggiordomo di Antoine. Sono molto riservato e molto fedele. Perciò, conoscendolo in ogni minimo particolare, nelle sue usanze, nei suoi modi di pensare, nelle sue riflessioni, nei suoi movimenti, io lo osservo con umiltà e cerco di essere sempre molto accomodante nelle varie situazioni che si affronteranno. Sono un dottore, un medico ipnotista, un medico che studia l'ipnotismo. Uno dei primi che si sta dando da fare negli anni in cui l'ipnotismo sta diventando una cosa in auge. Queste sono le boccettine. Le medicine le mettevano qui, erano quasi tutte liquide al tempo. Questo è lo stetoscopio. Si appoggiavano alla... Mamma mia, si sento un eco impressionante. Una siringa del 1889. Comunque il lavoro è stato molto interessante, abbiamo iniziato chiaramente dalle letture e poi abbiamo lavorato sui personaggi con una certa cura. Il mio personaggio rappresenta un po' la novità, lo studio, il passo in avanti che una società, una famiglia, una persona o chiunque può fare o vuole fare, che viene o non viene accettato dalla gente, dai familiari, da chi ha a che fare con me. Anche in scena. Quando uno si trova a precorrere i tempi e non viene capito, non viene compreso, anzi viene magari attaccato, magari giudicato, beh, non è bello, non è bello. I geni incompresi devono aver sofferto molto nella vita. L'aspetto interessante di questo spettacolo è stato quello di dare vita a qualcosa che non c'era, di descrivere il non detto, in quanto ci ha portato in un mondo completamente parallelo al nostro, dove si ha a che fare con l'intangibile, l'effimero. Uno spettacolo dove i dialoghi a volte sono intervallati da momenti di lunghissime azioni in cui il protagonista lotta incessantemente contro questa presenza oscura, e quindi in realtà automaticamente diventa una lotta contro se stesso. Questo forse è l'aspetto fondamentale del protagonista e anche dell'uomo moderno, che ritrovatosi completamente solo non ha altro referente che se stesso. E quindi quando rimaniamo soli popoliamo il nostro mondo di fantasmi, di presenze oscure che in realtà non sono altro che le nostre paure.